salve a tutti, benvenuti a Fire Reignited Trilogy. L'anno che vi mostro oggi è commentato insieme a me con Spike Eriot, che aveva fatto Crash 3 e Ancient Trilogy prima, e Tortellino 5. Bella. Ciao ciao. Ciao. E... Ciao a tutti, ormai vi sarete stufati di sentirmi. Siamo tornati. Esatto, siamo tutti stupidi di sentirti. Comunque, l'anno che vi mostro, faccio partire il cast iniziale. L'anno che vi mostro, ecco la skin vincitrice dell'incentivo. Congratulazioni. Vi spiego più tardi chi è questa drago. E vi spiego, questa è Spyro 1. Versione Reignited. E la categoria è N% NBS. E NBS sta per No Balloon Escape. No Balloon Skip significa che non usiamo uno skip per saltare tutti i requisiti delle mongolfiere. Insomma, dobbiamo giocare il gioco come gli sviluppatori hanno inteso di giocare. Balloon Skip è uno skip, è praticamente una specie di dimenticanza da parte dei sviluppatori, dove nel secondo mondo avevano lasciato per sbaglio una piattaforma di debug che permette di accedere a tutti i mondi. E noi ovviamente lo abusiamo per skippare direttamente all'ultimo mondo, che è il mostro di Nasty. Nel frattempo abbiamo appena subito un insulto da parte di Nasty. La nana inizia non appena avrò il movimento, quindi tra pochissimo il tempo inizia. Tra pochissimo, ovvero adesso. Ora vi state chiedendo perché Nestor, perché lo possiamo skippare. Non mi è uscita la pausa, peccato. E noi possiamo, saltando sulla piattaforma di Nestor, possiamo skippare il suo lunghissimo e famosissimo discorso che dobbiamo salvare 10 draghi in questo mondo per andare a pallone, bla bla bla, e Spyro che vorrebbe andare da Nasty subito. E... Certo, ma noi dobbiamo andare veloci, quindi lo dobbiamo saltare. Dobbiamo ovviamente saltare, sì, quindi lo zittiamo. Allora. Lo mettiamo in quello che stava dicendo Mari della pausa, stava provando a saltare l'animazione di ingresso nel livello. Esatto. Che è un trick frame perfect che ci avrebbe risparmiato moltissimo tempo a PA. Cioè, in pratica non salvi nulla nel gioco, però ti salti 30 secondi di caricamento. Esatto, perché questo gioco è particolare, l'animazione di ingresso nel livello perde tantissimo tempo, soprattutto sulle versioni console. È una roba paurosa. Sì, in console se fai questo non perdi assolutamente tempo in confronto a PC. Piccola chicca. Allora, quello che faremo essenzialmente è liberare un paio di draghi. Cioè, come avete sentito prima, sono 10 draghi nel primo mondo. E nel frattempo raccogliere un po' di gemme, perché il totale che ci servirà sarà di 6.000. 6.000 servono specificamente. Vai. Servono specificamente 6.000 gemme, 5 uova e 50 draghi in totale. Sì. Per che raggiungeremo nel corso di 5 mondi. Nel corso di 5 mondi, esatto. Adesso stiamo entrando in Town Square, o meglio Bog Antico. Non ci ho provato proprio perché non ho la memoria muscolare. E in Bog Antico, o meglio Town Square, come lo piace chiamare a me, perché sì. C'è uno dei pochi glitch che si effettua nella run, chiamato Fairy Prosti. Praticamente quello che facciamo è posizionarsi in un modo specifico, in modo che la fata si spinga sopra. E per salire praticamente il tetto qui sopra, che normalmente devi fare un giro per farlo. Se avete visto la run di Spyro 3 ieri di Vectas, sapete cos'è un proxy. Sì. Poi prendiamo gemme, manipoliamo questo bull. In modo da prendere la sua gemma, che è un 5, quindi... Esatto, quello che stiamo facendo è proprio cercare in giro per questi mondi di prendere le gemme di valore più alto. È importantissimo nel corso del nostro gem count, conto delle gemme se vogliamo essere italianissimi, ottimizzare quanto più possibile il valore delle gemme che prendiamo, perderci quanto meno tempo possibile, per cui a noi piace dividere il gioco in zone con più o meno gemme, in livelli con più o meno gemme, e andare sempre dove la densità è maggiore. Esatto.
Quello che avevo appena fatto all'uscita del livello è di usare invece di uscire dal livello, di usare la guida. L'ho fatto anche nel primo livello Stone Hill. E praticamente ci permette di salvare un sacco di tempo in modo da apparire più vicini alla prossima destinazione. È una funzionalità che esiste da Spyro 3 originale, ma che bisognava sbloccare, ma in Reignited in tutti e tre i giochi è disponibile fin dall'inizio in tutti e tre i giochi. E noi lo usiamo per prendere le scorciatoie. Non sarà l'unica volta che vedremo questo. E adesso siamo entrati nel secondo mondo dei pacificatori o peacekeeper. Il nostro obiettivo è di entrare in Canyon Arido o Dry Canyon. Non mi è uscito. Sono stato un frame più lento. Praticamente faremo tutti i livelli di questo mondo, incluso sì. Il livello del volo. Sì. Nel mondo precedente, dato che le gemme sono pochissime e i draghi sono molto lontani, sono troppo lontani tra di loro, gli altri livelli nel primo mondo li saltiamo, qui li facciamo invece tutti. Qui è importante anche farli tutti. Vai Gidano, parlo dopo. Posso perché c'è stata una buona idea. Per prima cosa ringrazio Bugle con 2 euro che dice ciao Murray, buona fortuna con la run, crash, pog. Grazie mille Bugle. E Giuseppe che con 5 euro propone un bellissimo voto fatto tramite donazioni. Si riferisce ovviamente all'incentivo per il finale con l'anguria di Ico di domani mattina e dice: l'anguria secondo voi è più buona? Temperatura ambiente, fresca o ghiacciata? Lui dona 5 euro, fate lo stesso per Medici dal Mondo e ricordatevi di inserire l'incentivo di Ico. Grazie ragazzi e grazie Bangor per avermi tradito un'altra volta. Però adesso sia te che i commentatori devono dire come preferiscono l'anguria. Io vorrei sapere chi è la bestia che ha proposto l'anguria a temperatura ambiente. Non lo so. Vergogna. Ho fatto bene, non sì. Mangio anguria, quindi la mia opinione va da zero. Neanch'io, quindi non lo so neanche io. Cosa? No. Ma no, comunque la risposta è fresca. Io devo scegliere fresca, ovviamente. Comunque siamo usciti da questo mondo dove è preso tutto. Ah, questo è un problema. Allora, non è uscita. In questo livello, Grandi Rupo o Clifftown, il Flying Skip salva tempo su PC. Perché adesso vedrete, c'è un'animazione molto lunga prima di iniziare il livello. Dove vedete, fa un'animazione molto più lunga e fa un giro molto molto più largo. Piccola curiosità, questa è diversa per ogni livello, alcuni livelli ce l'hanno corta, alcuni come questo è lunga. Esatto, e questo è uno dei livelli che ce l'ha lungo e dobbiamo saltarlo. Ho sbagliato, no non era questo. Quello che ecco qua, era un car jump, ho sbagliato completamente il tipo di salto. Ok. Perfetto. Io spenderei 2 minuti per parlare un pochettino del movimento. Sì, di come funzionano i salti. Sì, vai, i salti in questo gioco sono diversi dall'originale. Praticamente. Una cosa che si può fare è che quando stiamo saltando da una sporgenza e saltiamo lasciando il tasto di carica proprio nel momento in cui saltiamo, quello ci darà un boost d'altezza quasi impercettibile, ma che ci permette di raggiungere alcune sporgenze. Esatto. Che magari non potremmo raggiungere. Sì, esatto, mi sono dimenticato di menzionare questo. Avevo fatto quel esatto tipo di salto che in realtà non va bene per quello è uno dei punti in cui in realtà non va bene questo tipo di salto. Esatto. Proprio perché il gap era troppo grande orizzontalmente, non verticalmente. Esatto. Facciamo questo glide qua sopra, prendiamo le gemme. Ok, a posto. E usciamo. Fatto. Sei a Grande Rupo. E poi. Siamo usciti da questo livello. Ho già accumulato un po' di polvere, quindi.
Ora mostro una cosa piuttosto curiosa. E questa parte qua, per qualche motivo, non ci sono collisioni, quindi possiamo saltarci sopra senza problemi. E un'altra cosa, i ladri qua è meglio farli quando, meglio ucciderli quando sei in aria, altrimenti parte un cushion che non puoi skippare e perdi 5 secondi. Tutti i ladri che abbiamo fatto finora sono stati in aria, per nostra fortuna. Adesso stiamo per entrare quello che è il primo livello di volo. Night flight oppure volo notturno. I livelli di volo in questo gioco sono leggermente diversi, diciamo, in termini di movement usato. Specificamente abbiamo l'opzione di caricare per fare un pivot in aria, ovvero permetterci di girare più rapidamente in aria piuttosto che usare quando stai planando, quando stai volando in aria, che è più lento. E unire questo a un gioco di telecamera rende le sterzate in volo velocissime, che può permettere di fare di prendere degli ostacoli in modo molto preciso. Anche sì. Pure messi negli spazi angusti. E naturalmente, come tutti i livelli di volo, più in basso, più vicino all'acqua sei, più veloce vai. La regola vale anche qui. Detto suolo. E una cosa fondamentale da dire è che i livelli di volo danno, una volta completati, 300 gemme cash velocemente. Quindi per i requisiti di questo mondo, che per esempio servono 2000 gemme per sbloccare la mongolfiera, 1200, sono fondamentali. È vero? 1200. Ho detto qualcos'altro? Avevo sentito 2000. Non fateci caso che io ho dei problemi di soldità, quindi errori del genere mi succedono. Ci servono le gemme. Basta dire che sì, servono solamente le gemme, quindi. Adesso entriamo nel primo boss, secondo tecnicamente, ma è il primo che facciamo. Boss che in realtà non lo facciamo nemmeno dall'altro. Boss poi è un parolone, perché ai tempi alla Insomniac Game non avevano proprio le idee chiare su come si creassero i boss. Anche, esatto. Faccio un piccolo salto un po' difficoltoso, grazie, sono stato colpito. Ecco qua, questo tipo di salto. Ecco qua, ad esempio. Ok, non sono mai stato colpito in quel modo. Il charge cancel jump, quello che dicevamo prima. Ok. Non sono mai stato colpito dalla seconda mamma, per qualche motivo. E sappiamo questo drago e usciamo. Il champ non ci frega, non ci serve. Facciamo ciao al boss. Non lo facciamo il boss, usciamo direttamente. Insomma, boss. Adesso che usciamo da qui, entriamo nell'ultimo livello di questo mondo. Grotta ghiacciata, Ice Cavern. E questo è un altro livello standard, lo dico già da adesso. Piccola cosa, quando nella schermata di caricamento puoi fare queste cose carine. Una cosa molto piccola. Probabilmente per questo i tempi di caricamento sono lunghissimi per il primo gioco. Ragazzi, posso inserirmi un secondo? Sì. Vai. Allora, ci sono state due donazioni, una da Oxide, che ha appena fatto la sua run di Creative the Field, bellissima, che dice erano 17 gli euro che doveva donare, ma arrotondo a 20 per una buona causa. Grazie e buon proseguimento a tutti quanti, grazie mille per la donazione di 20 euro a Medici del Mondo. E poi una donazione che riguarda le angurie, di cui nessuno si stupisce, Vectas con 5 euro dice: a me l'anguria non piace, probabilmente perché non si può fare nella friggitrice ad aria. Grazie ragazzi. Vi lascio la parola. Sì, grazie ragazzi. La telecamera a volte decide di fare dei brutti giochetti e non girare velocemente.
E questo è generalmente perché non resettiamo la telecamera quando facciamo partire la carica in angoli specifici. Ah, qui sapete il famoso magister, ma qui non li facciamo, li skippiamo perché la geometria in questo livello, in questo gioco è molto funny. E un altro glitchino interessante che puoi spingere quel nemico sul portiere lì e cade. È uno skip che salva 2 secondi. E fatto. Fa questo salto e fatto. Adesso ci avviamo al mondo, a uno diciamo dei mondi più ostici di tutta la run. Esatto. Dove vedremo anche una nuova meccanica, che è quella della supercarica. Sì, veramente. Che possiamo sfruttare in diversi modi. Piccola curiosità. Rispetto agli altri balloonist, questo qui ha una sola linea, ha una sola finestra di dialogo rispetto agli altri, che normalmente sono due. E molti runner si fanno. E molte volte capita di farti fregare e premiamo uno invece di sì. Per il resto, con le gemme siamo leggermente sopra, il che è buono. Di 13 specificamente. Tuttavia, sono senza sparks in questo momento. Quindi. Perché non abbiamo detto che Sparks, la nostra cara libellula, è quella che ci aiuta a prendere le gemme. Esatto. Mi si è appena droppato l'input della fiamma mentre cercavo di fare il ladro, che come detto devono fare tutti in salto, perché altrimenti perdiamo tempo. E sono costretto a uscire dal gioco per resettare. A questo gioco piace droppare gli input di tanto in tanto. Come sì, cresce tra l'altro. Purtroppo questo gioco ha una tendenza di droppare input, specialmente se li fai troppo veloci. Specialmente. Pensavo che avessi mancato. Meno male che l'ho preso. Non mi è uscito. Questo è il secondo livello con l'animazione lunga. Purtroppo. Ah. Siamo entrati in caverne sospese. High cave. Normalmente uno farebbe prima Alpine Ridge, ma noi facciamo prima questo perché vogliamo usare la supercarica. Quindi per gioco di cose questo livello va fatto per primo. E là, più che altro anche perché facendo prima questo e possiamo poi usare la guida, esatto. Poi catena alpina, possiamo usare la guida per trasportarci qui e uscire direttamente da qui. Esatto. E che ci riduce molto e che ci salva un bel po' di tempo. Questo è il primo livello a cicli comunque, anche se un ciclo in realtà è uno solo. E dobbiamo essere abbastanza veloci qua per poter prendere in tempo le due piattaforme che i due stregoni stanno giocando. Questi. Con la chicca musicale, chi ha giocato la versione PS1 si goda della musica che a mio avviso è una delle più belle. Esatto, per qualche motivo la versione PAL del gioco ha una musica diversa in questo gioco nella versione originale. Quello che stiamo ascoltando, esatto, è la versione americana, la musica. Adesso vediamo la prima sessione di supercarica, che è molto semplice. Ora, contrariamente al gioco originale, dove la supercarica dipende da dove hai partito, diciamo, qui è più dura la supercarica più è veloce, e toccando varie geometrie puoi anche rallentarla la supercarica. Alcune geometrie, non tutti, però alcune. C'è questa cosa interessante. Infatti facciamo un sacco di 3D supercarica assurde in questo gioco. E prese queste gemme usciamo. C'è un altro strat che ti trova più gemme qui, ma non la so fare. Sul controller è lento. In arcade quindi non ne parliamo. Ecco perché fa la supercarica. Usare mouse e tastiera per fare la supercarica dà delle curvature pazzesche. Sì. Io qua avevo beccato il frame giusto, però non conviene usare il flying skip. Anche perché ha l'animazione lunga. Però non conviene fare perché ha un cheat. Perché a quanto pare si incasina il ciclo se fai il flying skip. Quindi trovi con un ciclo incasinato se lo fai. Quindi è meglio non farlo. Nonostante anche che questo livello ha anche l'animazione lunga di entrata. Per cui. E questo livello ha ben 3 cicli da passare. Quindi.
è assolutamente importante. E questo è abbastanza comune. Cosa. Se uccidiamo questo nemico la gemma non si va a noi caricandolo. Per qualche ragione. È una delle poche istanze che succede questo. Tra l'altro sono due in questo livello dove capita. Anche. Platti. Capita due volte. Due volte. Uno è in 100, ci prende il 120, non i neni. Quindi. Esatto. Allora, un'altra volta mi è successo. Perfetto. È la seconda volta che mi capita questo, che mi attacca da dietro. Non l'ho mai visto succedere. Non mi è mai visto succedere fino a qualche giorno fa. Vabbè, posso fare questo. Ho mancato il drago, perfetto. Sono stato lento purtroppo, quindi perdo tempo in questo livello. Peccato. Ah, non mi piace il fatto che sono a verde. Questo dopo di nuovo. Ah, e un'altra cosa particolare è che i fuochi d'artificio automaticamente le gemme vanno sul pyro quando ricarichi i fuochi d'artificio. Nell'originale invece devi aspettare che si spariscono a volte le fauna invece di fare l'animazione di morte. Il gioco fatto proprio bene, devo dire. No, l'ho fatto benissimo. Anche perché il nemico a cui hai usato la fiamma è sparito direttamente senza animazioni di morte. Esatto. Qui usiamo la guida per uscire da livello invece di premere livello, perché dobbiamo teletrasportarsi in Night Cave, perché ci serve di nuovo la supercarica per andare al prossimo livello. Sono piuttosto passato a fare un flying skip, perché c'è un'altra cosa curiosa che si può fare con il flying skip. E che quando ogni volta che esci dal gioco la vita viene ripristinata ogni volta. E sono senza fax in questo momento, preferirei averlo. Ho mancato il rossegone. Ho mancato, va bene. Peccato. Lo stregone vale 10 gemme per la cronaca, quindi questo livello è abbastanza tosto. È un gran killer per me, quindi ho bisogno piuttosto di concentrarmi. Ma prima ho bisogno di uscire dal gioco un attimo per ripristinare la vita, perché i nemici qua sono anche un po' tosti. Ecco qua. Ok, prendo la gemma. I nemici qua vi anticipano, sanno già che state facendo. Sì, e vi attaccano preventivamente. Sì, per cui ho bisogno di concentrarmi. Adesso arriva la strada della supercarica qui. Mi esce. Ok. Ho preso quel 5, bisogna prenderlo. Non è uscita per bene, però l'importante è che mi esce. Vabbè, un applauso. Giusto. Non è come dovrebbe uscire, però va bene. Ho perso, credo, un 20 gemme con questo. No. Ok. Tutto a posto. A volte quando fai flying skip a volte tendo a uscire dal gioco invece di uscire dal livello. Cosa che succede? Poi prendiamo questo e la gemma. E entriamo nel secondo livello di volo qua. Contrariamente all'originale, qua non è possibile skippare il caching del drago qua, quindi quando usciamo da questo livello il drago dobbiamo skippare il caching del drago normalmente. Contrariamente all'originale. E entriamo in Crystal Flight, che è il secondo livello di volo più difficile in generale, ma è più difficile di questa run. Per gli aerei qua precisamente. Fatto gli aerei è una passeggiata in confronto. Reader, ci sono donazioni? Questo è un buon momento.
Ci sono donazioni? Ciao, sono Gilano. No, non è vero. Però sì. No, vabbè, continuiamo. Adesso stiamo facendo come prima il livello di volo, sempre per aumentare quanto più possibile il nostro counter di gemme. Una cosa che magari possiamo sottolineare è che nel mondo degli stregoni la nostra milestone per uscire dal mondo è prendere 5 uova di drago. Quindi potete aver notato che tra le tante cose, tra le tante raccolte di gemme e di drago, siamo andati a finire nel raccogliere comunque anche delle uova. Sì, esatto. Nel livello precedente a questo abbiamo raccolto tutte le uova necessarie, però dobbiamo completare tutti i livelli per avere abbastanza gemme per entrare nell'ultimo mondo. Quindi entriamo nel terzo boss del gioco, Buffone, o meglio Blowhard. Questo è un altro livello bello, questo è un altro livello tosto, perché che è anche un ciclo. Però lo dico, rispetto all'originale è molto molto più facile, ma comunque tosto, perché stanno un sacco di nemici. Per cui è uno dei miei livelli preferiti, perché è estremamente frenetico, pieno di nemici, pieno di gemme di valore alto, estremamente breve. Sì, tra l'altro, tra l'altro, se mai un giorno il duping dovesse diventare una strat valida, questo livello preferisce farlo più volte, perché c'è un sacco di gemme. Su Twitch si può fare duping, possono doppiare dei livelli per prendere più gemme, e quindi è una cosa assurda che puoi prendere un sacco di gemme da questo livello tranquillamente. Su Twitch però non puoi farlo, non lo puoi fare altrove. Io ci sono, ragazzi. Non ho risposto perché ero in un angolino a piangere del fatto che non ci sono state nuove donazioni. Per cui io vi invito a scrivere donazioni in chat, perché quello che state vedendo è Giochi d'un fiato autunno 2023. Stiamo raccogliendo fondi che vanno direttamente a Medici dal Mondo, un'associazione umanitaria che opera in tantissimi paesi, tra cui l'Italia dal 2015. Per cui è un'ottima causa. E soprattutto in questo periodo ci sono un sacco di attività che vengono svolte da Medici dal Mondo e del mondo, e mi raccomando, anche solo un euro fa la differenza. Ci sono tanti incentivi, tra cui uno importantissimo di questa sera, cioè quello di vedere la boss fight con Guile fatta con un'arma non potenziata da parte del fortissimo Sieg, che vabbè è un runner internazionale che abbiamo un incredibile onore di avere qui con noi questa sera. Ti ridò la parola. Grazie Gidano, peccato perché non ti do donazioni. Ok, mi manca esattamente una gemma dalla mia gem count ottimale, quindi sto bene all'uscita di questo mondo, quindi nessun problema. Comunque abbiamo 5 uova e siamo usciti da questo mondo per andare al prossimo. Che tra l'altro è uno dei mondi più tosti del gioco, perché ha i livelli più difficili. I due livelli che sono abbastanza difficili, però noi prima entriamo qua dentro. Contrariamente all'originale, questo livello il Reuniter si fa. Perché questo? Perché ci sono due draghi, per cominciare, e le gemme qui sono abbastanza veloci, perché perché non abbiamo tempo di caricamento. Per cui questo livello lo facciamo. Quindi prendiamo. Quindi dobbiamo prendere. Quindi facciamo questo livello. Ok, questo livello specificamente, Ter Village, è un livello a cicli, anche questo. Ed è più difficile dei livelli a cicli che ci sono in questo gioco. Specificamente nella seconda parte del livello ci sono dei cicli abbastanza complessi da passare. Quello del pavimento elettrico, quello lì, ecco questo qua ad esempio, ed è tutto a cicli. Però prima di passare questi cicli dobbiamo prendere varie gemme che ci fanno qua, facendo questo salto semplice. Pesi questa, prendo queste, sono 5 rossi. E il motivo di perché prendiamo questi, prendere questo tetti, è per prendere ulteriori gemme che sono qua sopra. E sono tante gemme, tra l'altro. Tutte di valore alto, come avevamo sottolineato anche prima. Esatto, tutte di valore alto, di alto valore. Qua devo aspettare.
purtroppo. E ok, sono passato questo ciclo, segna fortuna. Potrei fare. Ne approfitto un secondo, qualcuno mi ha ascoltato. Ci è arrivata una donazione di Mrata, grandissima, di 5 euro, che dice: forza ragazzi, facciamo salire il counter. Facciamo salire il counter perché siamo a 677 euro donati per medici del mondo. Siamo, posso dire, vicini, dai. Più della metà, dai. Per arrivare al 1000, secondo me, entro metà giornata. Andiamo avanti fino a mezzanotte, ce la possiamo fare. Mi raccomando, un'altra cosa importantissima: tutti i vostri amici, tutti gli streamer che conoscete, parlategli di Giochi d'un Fiato, fateci raidare come ha fatto il buon Simone Brucato prima. È molto importante per noi. Cosa curiosa, quel cinghiale muore senza che noi facciamo niente, perché cade in acqua senza motivo. È come nel gioco originale, che quando i nemici cadono al di fuori dei bounce di gioco, quindi nell'acqua di sotto, ti dà delle gemme. Esatto, sì. Sì, quando succede questo, quando vanno fuori, quando vanno out of bound, quando i nemici muoiono, vanno le gemme automaticamente, ti vanno su di te quando muoiono da sole. E siamo entrati nel wild flight. Il sesto livello di volo che facciamo, sono 4 in totale che facciamo su 5. Il primo non lo facciamo perché è lento, le gemme sono molto lente purtroppo, per quanto sono sempre 300. Questo è molto molto tight come livello di volo, ma è abbastanza semplice altrimenti. Il problema è prendere tutte le barche. L'ho fatto sembrare molto semplice però, ma è molto difficile prendere le barche con questo routing che facciamo. Poi si prendono questi aerei qui. Una cosa che mi sono dimenticato di menzionare è che c'è un'animazione di fly, c'è un'animazione di fine livello di volo che possiamo saltare in due modi. Questo è il secondo metodo, che è il backup. Ma l'ho preso l'aereo? Sì. Perché non me l'ha fatto? Ho mancato un altro? Non mi è mai successo mancare due aerei. Che strano. Non ho mai mancato due aerei in questo livello. Ho fatto un sacco di pow buff senza motivo. Che strano. Ma praticamente possiamo, quando distruggiamo l'ultimo oggetto nei livelli di volo e facciamo pausa all'ultimo frame, al frame prima che parte l'animazione, praticamente il gioco ci ha dato tutte le gemme che ci servono e quindi possiamo praticamente arrenderci. Mi è uscito, questo è Flying Skip ragazzi, e siamo entrati nel forse il livello più difficile del gioco, Misty Bog, che lo sapete tutti. Noi facciamo quello che si fa. Noi facciamo questo invece, perché non dobbiamo andare in quella tana, quindi la cosa più veloce da fare è andare direttamente alla fine. Per nostra fortuna non dobbiamo andare in quella. Non dobbiamo fare quei gauntlet pieni di nemici. Sì, sto parlando di quella stanza lì. Per nostra fortuna, perché stanza piena di rane. Esatto, le rane sono la casa principale, è il motivo principale di perché questo livello è molto molto tosto. Sì, diciamo che hanno una lingua wireless che è in grado di colpirti praticamente da casa tua. Esatto, sono praticamente... Va bene, peccato. Comunque sì, quello che diceva Mario prima è che la geometria di questo livello è divisa, diciamo, in due sezioni. Una che va verso una sezione ribassata del livello dove c'è anche il portale di uscita, che è quella dove abbiamo camminato fino adesso, e una che è una sezione rialzata dove ci sono appunto queste isolette, queste piattaforme, questi moli di legno dove sono presenti molti nemici, tra cui anche una stanza all'interno di un tronco gigante che è strapiena, mi pare 5 rane e 4 nemici o comunque giù di lì.
appunto che essendo le rane dei nemici particolarmente tosti, con delle lingue che ti possono tendere a prenderti veramente da ovunque, cioè tu stai giocando a Crash e la rana ti prende, vabbè, quindi si tende ad evitare di entrare verso la sezione più posta del livello, sì, da risparmiare Sparks, e poi perché non è neanche così vantaggiosa a livello di gemme. In questo livello sono solo due punti poi dove puoi ripristinare Sparks direttamente, all'inizio e dove sta la gabbietta per andare in quella stanza, appunto. Quindi perdere Sparks in questo livello è abbastanza, si fa perdere parecchio, diciamo, in termini di salute. È molto tosto. Noi usciamo qui, non, come già accennato, non facciamo quella stanza, fa quella famosissima stanza che come anche accennato prima, il cinghiale muore adesso. Sì, il cinghiale che sta qui muore, per qualche motivo. Sì, esatto, grazie per avermelo ricordato. Signor Stark, non mi sento molto bene. Ah, io non parlo. Ora, non facesi caso allo sfondo dietro, perché normalmente c'è una nebbia, ma questa muda ti ha attivato la nebbia e non ho trovato modo per riattivarla, purtroppo. Quindi vedete questi alberi antiesterici dietro. Adesso devo fare un movimento piuttosto specifico all'inizio, perché c'è un cushion all'inizio che possiamo saltarla. Ok, ecco fatto. Molto creepy, devo dire. Ragazzi, che presumo di sì, Nightmare Fuel. Ok. Questa scimmia trolla. L'ultima volta che ho fatto uno stream sono perso una lana proprio sul contro per coppare quella scimmia. E avevo anche un buon tempo, quindi per sicurezza. Scimmie che vedrete domani attorno a quest'ora. Ho sbagliato. Anche queste scimmie hanno pantaloni. Stavo facendo la 120 per qualche ragione. Sì, anche queste hanno i pantaloni. Ah. Quelle nel livello successivo addirittura hanno l'armatura. Sì, questo gioco non hanno i pantaloni, purtroppo, le scimmie. E appunto, nel prossimo livello che facciamo, che tra l'altro capita di essere quello di un boss, hanno l'armatura. Questo livello è tutto incentrato sulla super carica. Ad ogni modo, se non ci avete fatto. Ok, stavo per fare una cosa che non ho mai fatto, ma che è valido, ma non lo faccio generalmente. Ho colpito il mio microfono. Ma non lo faccio principalmente perché, appunto, non so fare e perdo un sacco di gemme se lo faccio, quindi non ne vale la pena. Adesso devo fare questo giro qua per. Sta lì, è qua sopra. Ho tolto la carica per qualche motivo, ma meglio. Noi non l'abbiamo specificato, ma la supercarica ha 3 velocità. Quella che ci permette di saltare molto in alto è il terzo livello. Sì, che è su brevi distanze non possiamo prendere. Esatto, come lo triggeriamo il terzo livello? Infatti abbiamo fatto questo giro extra per poter coprire la distanza necessaria ad avere il terzo livello. Esatto. Adesso faccio un death più intenzionale per tornare qui, perché devo fare un'altra super carica. Faccio un piccolo salto e poi la carica per fare un turnaround per saltare tutto questo puzzle qui, praticamente. Perché il livello della carica ci fa permettere di saltare abbastanza in alto per raggiungere questi tolotta. E fatto. Tritop. Semplicemente. Questo è il tritop. È un livello molto tosto per molti casual. Quindi. E noi runner abbiamo dei skip che rende molto più semplice il livello. Ad ogni modo, questa è la forma più semplice di Tritop. Cioè una versione molto più difficile che si fa su mouse e tastiera. Questo livello è un vero e proprio run killer, Tritop. Quindi. Il fatto di non farlo significa che mi assicuro che Tritop non mi uccideranno per aver sbagliato la strada. Adesso stiamo entrando nel quarto boss del gioco, che è il terzo della run. Oppure forse dovevo dire secondo, perché non abbiamo skippato, perché non abbiamo fatto champ il boss stesso.
quindi siamo entrati nel quarto livello del boss, che è Metahead, o meglio, colloquialmente chiamato dalla community, Jankman. Perché Metahead ha una tendenza di glitcharti in modi più particolari, ci facciamo le risate. Se succede, appunto, sempre se succede, perché non sempre di buga, ed è raro che succeda, ma se succeda è una cosa assurda. Non succede, ma se succede. Ma se succede. Non succede, ma se succede. Ragazzi, in questo modo davvero succede, sai? Dopotutto grazie a questo mantra che abbiamo vinto l'Eurovision, dopotutto. Abbiamo avuto un ciclo brutto, purtroppo. Ma l'importante è avere il ciclo giusto per queste Tesla. Ok, Metahead si è comportato bene, non ho fatto niente di assurdo. Per il fortuna. Boss stesso può distruggere la sua salvezza, praticamente. Sì, infatti qua adesso romperà sicuramente uno. Ecco, appunto, ha rotto uno, lanciando la scimmia. E tra l'altro, le scimmie che lanciano sono proprio rognose, perché tendono a far vanire le gemme in posti più strani della 120. Mi è capitato molto spesso di perdere run della 120% in questo gioco per colpa delle scimmie che aveva lanciato. Comunque, peccato non sono successi bug. Ma peccato, vabbè. Che non si è buggato il. No, vi dico cosa potrebbe succedere. Può succedere che il boss, che avete visto si trova lì al centro, muoia per qualche motivo in acqua. Oppure si blocca su un muro. La telecamera si gira e il boss sta in acqua. E tutte le gemme cadono in acqua. Oppure addirittura a volte decide di correre verso un muro e non arrivare mai alla seconda fase del boss. Questo boss può andare male senza motivo, senza nostro controllo. Per cui è buono che non è successo nulla. Adesso siamo entrati nel quinto mondo. Tra l'altro, che in teoria è il più difficile, in teoria, perché a questo punto non dobbiamo prendere più draghi, altrimenti perdiamo tempo. Su, via. Siamo già a 50 draghi. Esatto, quindi non ci servono più i draghi. Però esatto, ci servono ancora gemme. È stato il mondo dei domatori di bestie, quello che abbiamo appena finito, che ci ha dato il gate dei 50 draghi, che abbiamo superato adesso. Mentre il prossimo balloonist, che è l'ultimo, ci richiede solo le 6.000 gemme. Quindi adesso l'unica cosa su cui concentrarci è prendere quanti più gemme possibili, senza pensare ad altro. Esatto, questo è l'ultimo livello a cicli che faccio. Ho bisogno di concentrarmi perché è piuttosto tardi il ciclo. Quindi praticamente c'è un ciclo specifico che ci permette di fare un piccolo exploit dei proiettili dei nemici. E devo passare questo ciclo, poi vi farò vedere come passare questo ciclo prima. Ecco, questo mi fa garantire di perdere il ciclo. Questo è un classico, ma anche nell'originale. Sì. Tra l'altro ci stavano mangiando in due. Bello! Si passano il cibo a mo' di uccelli. Ok, guardate che adesso devo posizionarmi qua, saltare, aspettare e voilà, si è rotto il portiere rinforzato sulla dietro. Pensa dove usare i fuochi d'artificio. Ecco, vedete? No! Ho caricato! Aia! Bonk. Ah, e non ho speso neanche un checkpoint, quindi indovinate, devo fare da capo il livello. A me non devo prendere gemme, quindi. Però i nemici sono pronti a mangiarti lo stesso. Sì. Ho sbagliato qualcosa e è caduto. Ho fatto una cavolata. Non fa niente. Capita. Comunque. Ti mancava un uomo saggio per arrivarci. Un uomo saggio una volta ha detto ho fatto il cagatone. Sì. Sì, quello è il cagatone, in effetti, a tutti gli effetti. Ok.
Adesso devo prendere le ultime gemme in quest'area. Dato che avevo una buona quantità di gemme, non devo prendere altre gemme in questo livello, perché c'è un buon punto di prendere gemme laggiù, andando più avanti nel percorso. Quindi prendo questo 5 dove vendere fuochi d'artificio, ecco. Ora dobbiamo usare un cannone. Il cannone che nell'originale non funziona, e non funziona neanche in questo gioco, praticamente. Vedete, questo cannone, che dobbiamo prendere, che sta là sopra in centro, che sta suonando un nemico adesso, la mira è un po' sballata. Spero solo che non mi sballi la mira quando userò questo cannone. Piccola cosa, premendo due volte potete premere analogico e D-pad contemporaneamente per girare il cannone più rapidamente. Vale per tutti i cannoni della trilogia. Tutti. In teoria si può girare 3 volte più veloce o usando 4. Anche tastiera contemporaneamente. O 4 se hai settato due tasti per la tastiera. Qui ci conviene farlo esplodere normalmente questo fuoco d'artificio, altrimenti si cade. Per il resto entriamo nell'ultimo livello di volo. Piccola curiosità, questo livello di volo i top runner non lo fanno più. È stato recentemente rimosso in favore di Hunter a favore di Hunter Tower. Perché a quanto pare una statua super carica che si fa su mouse e tastiera è più veloce che fare questo livello. Messo insieme a una strat fatta in Night Cave guadagni molte più gemme che facendo qua. Infatti i top runner skippano anche il boss che abbiamo fatto prima. Comunque, se ci sono donazioni io ne approfitterei adesso, che poi mi metto a spiegare il trick che useremo nel prossimo mondo. Non ci sono donazioni, ma ringrazio Space Nerd e Twitch per il ride che ci hanno fatto. Noi siamo Italian Speedrun Community, stiamo facendo Giochi d'un Fiato, autunno 2023, la maratona italiana di speedrunning. Siamo in un'edizione online, per cui tutti i runner sono da casa, ma stiamo raccogliendo fondi per Medici del Mondo, per cui con punto esclamativo e donazione potete aiutare anche con un solo euro per la causa e aiutarci a fare anche nuovi eventi più avanti. Se entrate nel gruppo Discord, punto esclamativo Discord, trovate tutto quello che c'è da sapere su Italian Speedrun Community. Scherzavo, appena arrivata una donazione. Vai. Non ti faccio parlare. Grazie mille a Piratessa che dona 5 euro. Grazie. Siamo quasi a 700 euro. Posso parlare? Vai pure. Vai. Allora, il trick che faremo nel prossimo mondo, cioè dopo il livello che stiamo facendo adesso, il boss, si chiama Coveless. Praticamente per arrivare al boss finale dovremmo prima giocare due livelli in fila per poi sbloccare il boss. Ma noi possiamo usare questo trucco per saltare i requisiti dei vari livelli, praticamente li saltiamo, passiamo direttamente dal boss finale. Allora, per farlo si usa una tecnica chiamata Fairy Storage, cioè praticamente dopo che liberiamo un drago spunta una fata sopra la piattaforma dove si trovava il drago, che è quella che ci permette di salvare il checkpoint e riascoltare il dialogo del drago. Allora, posizionandosi sul bordo e facendo un paio di input contemporaneamente, Pyro può caricare lontano dalla fata e continuare ad andare dritto. Noi ci posizioneremo precisamente davanti al Balunist per trasportarci in un altro mondo. Nel frattempo riascoltare il drago e salire sulla mongolfiera. Una volta saliti sulla mongolfiera, Marris premerà carica e questo lo spingerà in avanti verso il portale del boss. E noi cercheremo di entrare nel portale perché le collisioni vengono eliminate. Ok, vedo okay. Che abbiamo finito il boss. Sì. Che è una buona fonte di gemme. Ora
Siamo pronti. Chiedo a tutti, Girano incluso, e i commentatori di fare silenzio. Questo trick è molto audio più heavy, quindi ho bisogno proprio di silenzio affinché possa azzeccare il timing giusto. Vi chiedo solo silenzio adesso. Non appena avrò fatto, si potrà tornare a parlare. Ok, ora. Ok. Ciao Spyro. No. Vuoi un passaggio? Ok, se succede questo devo premere Y quando arrivo al pallone. Ho premuto troppo tardi. Va bene, dobbiamo rifarlo. Ok. A proposito, andiamo. Allora, come tempo siamo messi bene, non ti preoccupare. Ok, volevo sapere quanti tentativi avevo ancora prima di andare in cove. Quello intendevo. Quando siamo troppo tardi. Praticamente, se lo facciamo troppo tardi, saliamo sulla mongolfiera. Se lo facciamo troppo presto, non abbiamo abbastanza carica. Esatto. Ok, devo rifare. Ho fatto un'altra volta troppo tardi. Ok. Se prende il portale adesso mi gioco by softlock. Quindi l'ho preso. Quindi devo riavviare il gioco. Ok. Sto aspettando. Cosa è successo? Che uno degli inconvenienti è questo. Se si sbaglia il timing può darsi che il gioco va in softlock. Esatto. Una volta entrati nei portali. Sì, se prendi il portale troppo tardi il gioco si va in softlock e bisogna quindi riavviare. Però questo significa che sei garantito che sei entrato nel livello, quindi è solo un side effect che ti fa perdere tutto il time save che ricevi facendo coveless. Essenzialmente. Gli sviluppatori che hanno deciso di mettere l'autosalvataggio. Sì, mentre riavviate il gioco posso leggere una donazione? Sì, vai. Ringrazio Marper 987 per i 5 euro e vi ricordo che tutte le donazioni potete anche scegliere uno degli incentivi che sono aperti in questo momento, cioè quello di Dark Souls 3 di questa sera, cioè battere Gael con un'arma non potenziata da parte di Sieg, e per la run di Ico in cui potete scegliere se fare il finale con l'anguria. Non vi spoilerò che cos'è il finale con l'anguria, però già il nome secondo me è molto interessante. Mi raccomando, quando donate potete inserire quanto ragazzi, donare per l'incentivo. Posso dirlo? Vorrei vedere il finale dell'anguria, per favore fatelo. Ah, comunque siamo alla fine della run, sì. Il tempo scatta dopo che abbiamo colpito Nassi per la seconda volta, quindi non l'abbiamo ancora colpito, quindi ok, un ciclo è garantito. Facendo questo salto mi permette di assicurarmi di farlo con un ciclo solo del boss, questo inseguimento. A posto. Adesso facciamo la famosissima parte che uccide tutti, che è almeno un run di Spyro non abbia mai subito. Ovvero cadere da queste scale. Lui quindi faccio qualcuno. Safe, è tempo! È finito. GG. GG. Grazie. You're top, York. Questo è in inglese, quindi. E niente, questo è Spyro 1 Reignited Trilogy, Any% MBS e 30 minuti e 47 di IGT. Non è malvagio, è comunque dentro il mio PB, comunque dopo tutto sono caduto in that passage. E niente ragazzi, io vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di mostrare questo gioco, che è molto semplice. E soprattutto faccio anche un piccolo ringraziamento alla community di Spyro, Reignited, per avermi aiutato a imparare la run e soprattutto specialmente Coveless. Coveless era un trick che l'avevo trovato inapprociabile finché non avevo trovato i miei
che non avevo trovato i Q perfetti per me. Soprattutto essere, come soggetto sordo, gli audio Q sono la peste per me. Sono proprio... Sono la cosa peggiore che potrei mai avere, diciamo, nel corso della run. Quindi vorrei ringraziare la community di Spyro United prima di chiudere. E soprattutto vi chiedo anche di giocare i giochi non creati dalla Insomniac di della serie di Spyro, che sono tutti titoli validissimi. Quella fine che sto, la modello che sto usando adesso proviene da Spyro a Hero Tail, che a mani basse, in mia opinione, è il miglior gioco Spyro che non ha creato da Insomniac. E ve lo consiglio assolutamente di giocare se non l'avete mai giocato. È fortemente sottovalutato, però ne vale la pena di giocarlo, secondo me. A voi ridere, ragazzi, e vi saluto. Grazie. Grazie mille. Mare. Grazie a Marray, grazie a Spike Heroes, grazie a Tortellino 5 per questa bellissima run, questo commento. Noi ci vediamo tra pochissimo, rimanete qua perché c'è un gioco stupendo, Halo 3, e ci vediamo tra poco.